Allora, anche quest'anno la rassegna del Piccolo Teatro vede protagonisti d'eccellenza, anche Pandolfo. Qual è il contributo che vuoi dare a non solo artistico? Assolutamente, io sono cresciuto col Piccolo Teatro di Alto, quindi ho cominciato qua, poi ho scelto di farlo diventare un mio lavoro e questo lo devo anche al Piccolo Teatro, perché è una di quelle esperienze di vita che ti formano e a un certo punto tu decidi cosa vuoi fare e cosa non vuoi fare. Io, lavorando anche con loro al Piccolo Teatro, ho deciso che volevo fare teatro e quindi tutto il merito va non solo per quanto riguarda me, ma anche per tutte giovani che sono cresciuti nel territorio di Alcamo, Castellammare, Partinico, anche che hanno così contato sull'apporto culturale del Piccolo Teatro partecipando attivamente come attori, registi, ballerini, insomma, quanto riguarda il lavoro dello spettacolo, ma anche semplicemente come abbonati o fruitori del teatro. Quindi amici di Partinico, amici di tutto il territorio nostro, supportiamo e sosteniamo le attività culturali dei nostri comuni. Tra questi c'è il Piccolo Teatro, a parte di cui ci sono altre belle realtà, e quindi non ci affossiamo nella mala amministrazione o nella mala, diciamo, gestione delle attività comunali. Sosteniamole, quando c'è qualcuno che prende un'iniziativa culturale, aiutiamo. Piccolo sì, ma grande come professionalità. Sì, assolutamente, ci sono degli amatori, non chi fa teatro amatoriale o chi lo fa a livello non professionista, che sono molto molto più bravi, molto più appassionati, molto più dediti a quella attività che veramente molti professionisti hanno solo da imparare da chi lo fa a livello amatoriale. Tu cosa rappresenterai al Piccolo Teatro? Uno spettacolo di varietà e di cabaret, quindi molto divertente, si ride dall'inizio alla fine, quindi venite, accorrete, divertitevi, soprattutto uscite di casa, spegnete le televisioni, uscite, invitate gli amici e venite a teatro, che è bellissimo. Per la stagione, diciamo, dei professionisti, il costo per la sala è 135 euro il primo settore, 120 il secondo settore, poi abbiamo gli sconti per gli anziani e gli studenti per 100 euro. Nel loggione invece la galleria è di 81 euro, mentre per gli anziani lo sconto è a 70 euro. Per quanto riguarda invece la stagione amatoriale, in sala si pagherà 30 euro e in loggione 24 euro. Come vedi sono dei prezzi veramente molto bassi, cerchiamo di accontentare il pubblico perché ci rendiamo conto che la crisi si diffonde un po' dovunque, quindi abbassare i costi per noi era importantissimo e tenere i prezzi moderati è la cosa che noi teniamo molto per portare più gente possibile al teatro. E comunque sempre un'operazione culturale questa. Non c'è dubbio, è un'operazione culturale, perché noi cerchiamo innanzitutto di portare dei gente, dei professionisti dalle scene. E poi non sottovalutiamo le nostre compagnie. Le compagnie, noi facciamo due spettacoli e siamo inseriti nel cartellone. Le compagnie che vengono amatoriali hanno un buon livello. Quest'anno abbiamo la novità che una compagnia addirittura viene da Bisceglie, dalla Puglia. Quindi non è più una rassegna regionale, ma diciamo che è una rassegna nazionale.